momento che firma, le chiedo monarchia o repubblica? Una scelta fatta dagli italiani che tornavano al voto dopo oltre 20 anni, fu una grande festa della democrazia, una scelta che non è stata più rimessa in discussione. Io credo sia stato lungimirante aver preferito il referendum, ma una scelta compiuta in seno all'Assemblea Costituente. Allora, siamo qui appunto all'Annunziata, al cortile dell'Annunziata, per assistere alla presentazione del libro e quindi le chiedo di dirci qualcosa del libro. Il libro accompagna il lettore nel percorso che consente all'Italia, in una lunga transizione dal 25 luglio del 43 al 2 giugno 1946, di passare dalla dittatura con la caduta del fascismo alla democrazia. È un percorso molto lungo, come dicevo prima, complesso, che ci restituisce anche l'Italia di allora, la situazione geopolitica, le pressioni interne e internazionali che portarono a fare scelte che poi si sono proiettate per molti decenni a venire. Allora, la ringraziamo molto, grazie della... Allora, chiediamo a Claudio Cherasco, facciamo la domanda a lui oggi. Monarchia o Repubblica? Repubblica. Vai, monarchia o Repubblica? Monarchia o Repubblica, Claudio Gatti? Faccetta? Monarchia. Una faccetta da monarchia? Vediamo. Allora, lo chiedo a Roberta Angeleri. Monarchia o Repubblica? Repubblica, senza dubbio. E qui abbiamo Gianfranco Agosti, vicepresidente del liceo Peano, e chiediamo monarchia o Repubblica, sempre la domanda di rito. Beh, sono nato nella Repubblica e ho goduto delle libertà della Repubblica. So però che quel referendum è stato, per quelli che hanno votato Repubblica, è stato un salto nel buio, perché la monarchia la conoscevano tutti, la Repubblica non era granché conosciuta, è stato un atto di coraggio e credo che a 75 anni ne possiamo essere contenti. No? Assolutamente. Quindi Repubblica. Assolutamente. Grazie. Prego. Ciao. Vado. Ciao Marcella. Grazie, scusami se ti disturbo, stiamo facendo due interviste per Tortonaggi, come al solito. Grazie. La nostra Marcella Graziano. Grazie. Faccio la domanda di rito che sto facendo adesso, in questo momento, visto l'argomento del libro: monarchia o Repubblica? Repubblica! Anche perché insomma la 75 anni che abbiamo anche festeggiato. Certo. Con una torta, con una candelina rosa, perché è il primo voto delle donne, ricordiamocelo, 75 anni sembrano tanti, ma forse per tanti aspetti sono ancora pochi. Esatto. Siamo ancora molto in ritardo, quindi assolutamente Repubblica, e con tutto quello che c'è ancora da fare, soprattutto per le donne. È vero. In un momento concordo. Come questo. Concordo. Grazie. Grazie a te, Marcella. Ciao. Grazie. Filippo, faccio la domanda di rito per Tortonaggi. Visto l'argomento del libro, monarchia o Repubblica? Direi Repubblica. Al passo con i tempi, al dai. Passo con i tempi, sì, però. Libera scelta. Ok, grazie. Grazie a voi, ciao. Vai, Giorgio Gatti. Eccolo qua, nostro amico Giorgio Gatti, domanda di rito. Monarchia o Repubblica? Repubblica, ovviamente, possibilmente popolare. Alla presentazione del libro c'è tanta gente importante, ci citi qualcuno? Vi cito i presenti? Sì, vabbè, da parte del sindaco, l'onorevole Rossana Boldi, il segretario della CISL regionale Ferraris, i sindaci di Dernice, Volpedo, Gremiasco, poi alcuni ex sindaci come Gianluca Bardone e Ennio Negri, il direttore dell'Istituto Marconi di Tortona,
e molti insegnanti delle nostre scuole, insieme a dei cittadini altrettanto importanti. Certo, grazie. Prego. Grazie Giorgio. Grazie. Allora, visto il 2 giugno oggi. Lino Scopelli, allora, il valore del 2 giugno oggi. Il valore del 2 giugno oggi è una domanda molto impegnativa, anzi la risposta è impegnativa. Quante sono le nostre insegnanti? Ma è al telefono? Allora, devo staccare allora il telefono. Posso? Ti richiamo tra un attimo. La Repubblica è una sola. Certo che è una sola la Repubblica. È una sola indivisibile. Allora, monarchia o Repubblica? La domanda di Repubblica, sempre Repubblica. Sempre Repubblica, niente monarchie. Okay. Prego. Vediamo che scegli un po' la musica. Cosa? Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che storia non hanno ascoltato. Ciao, scusa se ti disturbo. Allora, siamo qua per Tortonaggi, con il sindaco di Tortona Federico Chiodi, e chiediamo, ti posso fare una domanda riguardo a Federico Fornaro? Sì, devo dire che ho avuto piacere di leggere il libro, devo ringraziare l'AMPI e l'ISRAL per aver organizzato questo evento qua a Tortona, nella bellissima cornice del cortile dell'Annunziata. Federico chiaramente io lo conosco più come politico che non come scrittore, perché chiaramente nell'ultimo anno ci siamo sentiti molto, è un parlamentare della nostra circoscrizione e al di là delle differenze politiche chiaramente la collaborazione c'è stata e c'è ed è molto ampia. Mi ha fatto anche piacere leggere il libro perché è realizzato con un rigore storiografico molto importante e ripercorre un periodo della nostra storia fondamentale. Abbiamo appena festeggiato il 2 giugno, durante il discorso del 2 giugno io ho parlato proprio di questa scelta di partecipazione da parte degli italiani e qui ci sono proprio tutti i dati storici e numerici che ci fanno vedere quanto in quel periodo così complesso della nostra storia gli italiani hanno voluto fare una svolta decisamente coraggiosa. Ciao, ciao Roberto. Signor Maruffo, direttore. Dai. C'è l'avvocato che lui... Avvocato, monarchia o repubblica? Cosa posso fare? Davide? Vai, Davide sa fare. L'intervista per Tortona oggi. Monarchia o repubblica? Allora, scappa. Dai che vado da... Avevo visto Elisa Giardini, l'avevo parlato dov'è? Prima. Non la vedo più. Era? A tradimento, se no non te la fa. Monarchia o Repubblica? Repubblica? Grazie. Monarchia o Repubblica? Anarchia o Repubblica? Per Tortona oggi. Sì, monarchia sì. O Repubblica? Repubblica, che domanda. Per Tortona oggi, monarchia o Repubblica? Repubblica. Ci hai pensato online? Ma perché la monarchia mi ha sempre affascinato, no? E seguo molto ad esempio i reali d'Inghilterra, eccetera. Quindi tutto sommato, ma però vabbè, no, dai. Noi siamo figli della non possiamo, Repubblica. Sì, esatto, infatti. Non possiamo. Però è vero, la monarchia affascina. Devo dire sì. Che anche a me affascina. Bene, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie, ciao. Thank you.